Spettatori, è una grandissima opportunità proprio per Modena, con la gente, una marea che ringrazia il presidente di essere qua. Qui. Beh, insomma, ragazzi, qui abbiamo intanto una protagonista, perché la Bosettova. Cate Bosetti, mamma mia, siete in finale con Conegliano, una finaluna. Sì, siamo felicissime, ce lo meritavamo perché abbiamo sofferto tanto questa stagione, stiamo soffrendo, ma nelle partite importanti ci siamo sempre e ne usciamo da grande squadra. State soffrendo, però che bello soffrire e trovare una finale, mamma mia, veramente dopo questo sacrificio di inizio stagione, una squadra che è cresciuta tantissimo, avete fatto grandi cose in Coppa, adesso lo fate in un'altra Coppa, la Coppa Italiana però. Sì, diciamo che il campionato ci va male, non lo sappiamo. Vabbè, dai. No, dai, scherzo. Comunque sì, domani è una partita importantissima per noi, partita secca, quindi tutto può succedere. E noi stiamo qua a giocarcela. Tutto può succedere, ecco, se tu devi pensare a Conegliano, no? Che mi dici? La prima cosa che ti viene in mente? Beh, sicuramente è una squadra che ha due centrali strepitosi e un palleggiatore che gioca tanto con loro, giustamente. Alta, perché tutte altissime sono, quindi noi dobbiamo giocare di intelligenza. 17 muri, 7 ace, una prova di squadra bella. Sì, abbiamo fatto tanti punti a muro, però abbiamo fatto un sacco di errori in attacco che dobbiamo evitare domani se vogliamo portare a casa qualcosa. Andrea, per questa ragazza qui, sta ragazzina, perché noi parliamo di Caterina Bosetti, ma alla fine è sempre una ragazzina. No, no, abbiamo ricordato durante la telecronaca, Cate, quando sono venuto in sede, ti ho battezzato Caterina Bosettova perché c'è stata una metamorfosi e non è un caso che saluta nel primo set e poi nelle successive opportunità hai avuto di studiare benissimo in difesa, implementando tanto la possibilità poi di contrattacco. Hai difeso veramente tanto e organizzato bene, bene, bene questo fondamentale. Sì, anche loro difendono tantissimo, cioè non cadeva una palla al primo attacco, era sempre un contrattacco unico, è difficile giocare contro di loro così, perché davvero tutti i palloni c'erano. Diciamo che domani con Conegliano avete tempo per studiare, per guardare i video, ma ci sono quattro opportunità di contrattacco interessanti, quindi aumentano le difficoltà di posizionamento, tutto per te che devi dietro organizzare gli spostamenti dal posto 6 e avrai veramente un bel po' da studiare, quindi poco social e tanto video. No, infatti anche allenamento la mattina, quindi beh, adesso sarà difficile prendere sonno, però domani è importante, noi ci siamo. Quanto può essere migliorare la tua prestazione? 15 punti, un ace e due muri. Beh, sicuramente si può sempre fare meglio. Io sono giovane, voglio migliorare e crescere ogni partita e speriamo di farlo domani. Cate, in bocca al lupo, brave, siete in finale con Conegliano. Grazie. Adesso la linea va allo studio perché c'è un'altra protagonista. C'è che un'altra bello. Protagonista. Studio. Eh sì, c'è Marika Bianchini, una di quelle che questa partita l'hanno fatta girare nel momento in cui potevano mettersi le cose in maniera un po' più difficile per Modena. Non so, Marika, fatti i complimenti da sola, io te li ho fatti. No, io faccio i complimenti a tutte le ragazze, siamo state bravissime tutte. Senti, avete fatto una gran bella partita, davvero. Non era facile, loro giocavano, diciamo, col favore dell'ambiente, anche se non è questo il loro impianto, però eravamo in casa loro. Voi avete fatto girare questa partita, appunto, pescando molto bene dalla panchina nei momenti giusti. Siamo state bravissime perché siamo state sempre punto a punto, sempre attaccate a loro e nel momento decisivo, verso la fine, siamo riuscite sempre a dare quell'accelerazione in più per vincere la partita. Come vedi questa finale? Insomma, Conegliano e Conegliano, voi però siete in una crescita praticamente dall'inizio della stagione. Conegliano è una grandissima squadra, ha tutte giocatrici esperte, noi dobbiamo puntare su, prima di tutto su di noi e giocare bene fin dall'inizio e soprattutto fare bene le cose basi. Claudio, per Marika. Ho due domande per te. La prima è come ti spieghi e come spieghi soprattutto a noi questa differenza di rendimento della vostra squadra tra le coppe, perché a questo punto non è soltanto Champions League ma anche Coppa Italia, e invece il campionato dove non siete riuscite finora ad incidere allo stesso modo. Diciamo che ci piacciono di più le partite dirette, ecco, quelle che durano meno. E la seconda domanda è quanto è difficile il tuo ruolo, perché entrare da Freddy, oltretutto in una partita di questa importanza, quando la tua squadra sta andando bene, e riuscire oltretutto a dare un apporto come hai dato anche stasera. Io quando entro cerco sempre di dare il massimo, di entrare e dare la carica soprattutto alle ragazze e cercare naturalmente di fare bene prima di tutto.
quindi lo so che non è facile, però io quando entro cerco sempre di non pensare tanto al punteggio, ma di pensare sempre prima a noi stessi. Ma se bastasse solo questo lo farebbero tutte o quasi. Lo so, infatti è difficile, bisogna essere bravi a fare anche questo. Bisogna applicarlo poi. Sì, vero. Grazie Marika, complimenti. Grazie, ciao. Appuntamento allora con la finale di domani. Lasciamo libera Marika Bianchini e facciamo subito un cambio velocissimo in postazione, perché ci raggiunge anche Auri Cruz, che insomma esce delusa, esce sconfitta. Speravate in qualche cosa di più, giocavate davanti a un pubblico più amico, perché è il pubblico di Firenze. Che cosa vi è mancato? Penso che la voglia e il desiderio di poi andare in avanti. Siamo avanti nel terzo set e abbiamo calato molto, molto. Penso che la concentrazione è andare avanti, a fare il cambio pala e andare piano piano. Lasciamo che loro si rimontassi e penso che non abbiamo saputo come giocare contro tutto il cambio che l'altra squadra aveva fatto, perché su riserva, su banchina aveva fatto molto bene, loro non hanno attaccato forte, loro solo hanno fatto un po' di casino nel nostro gioco nella difesa, e così noi abbiamo iniziato a fare un po' di pressione per andare avanti. Comunque complimenti a Modena per fare questo, però comunque sono contenta che stiamo giocando bene, però ancora non manca chiudere queste set. Ecco, qual è l'impressione che hai ricavato fino a questo momento della stagione, considerata anche questa sconfitta? Forse ci si aspettava qualche cosa di più da voi, e comunque l'appuntamento è per i playoff, e vedremo. Chiudere la partita ogni set, perché tutte queste settimane stiamo lavorando bene, arriviamo a punti 18 e 20 e iniziamo a calare quando alla fine. E noi speriamo che questo era il scenario, lo spettacolo per fare questo, dimostrare che stiamo giocando bene e che deve contare con noi in playoff. Claudio. Aurea, secondo te il fatto di giocare a Firenze, quindi giocare quasi in casa, può aver inciso, sentire un po' di pressione per questo risultato sul rendimento della vostra squadra, oppure no? No, perché comunque noi non giochiamo qui al Mandela, noi siamo ospiti, però siamo contenta, specialmente io, giocare con molta gente qui in questo scenario. Però quindi secondo te il fatto di giocare a Firenze non ha inciso? No, niente. Grazie Auri. Grazie a voi. Liberiamo anche lei, perché c'è tempo proprio per una battuta veloce con Francesca Ferretti, ovviamente raggiante, contentissima, insomma una vittoria del gruppo, perché anche la panchina ha dato un apporto molto importante oggi. Sì, assolutamente, come è già successo in altre partite, chi è entrato ci ha dato un attimo di riposo, perché qualcuno di noi, con le tante partite che abbiamo anche giocato, la situazione fisica non ottimale, ha bisogno di riposare un attimo. E sì, vittoria di squadra e di gruppo, perché chi è entrato ha fatto bene, chi stava in campo e non andava è rimasta comunque concentrata a pensare alla palla dopo, e mi viene da dire che abbiamo vinto giocando male, cioè la sensazione che ho adesso vuol dire che possiamo fare ancora tanto di più, però brave, complimenti, perché non era assolutamente facile. Claudio, un flash. Quindi Francesca, il tuo più o meno con cui hai iniziato l'intervista era riferito a questo, che come livello di gioco non sei molto soddisfatta. Ma oddio, sono soddisfatta, sono contentissima perché del risultato. Esatto, certo. La sensazione che possiamo fare ancora meglio, ecco, capito? Quindi penso sia positiva come sensazione, perché vuol dire che insomma possiamo fare molto di più, ci sono state delle palle un po' banali. Secondo me abbiamo giocato male in difesa oggi, che di solito giochiamo molto meglio in difesa. Quando poi iniziamo a difendere diventa dura, no? Invece siamo sempre andati un po' sotto, state lì, riprese. Ma questo è il bello anche della pallavolo femminile, soprattutto di quest'anno. Quindi Conegliano è avvisata che potete fare molto meglio. Vabbè, una gran squadra che abbiamo affrontato in Champions, campionato, la riaffronteremo in campionato, quindi la conosciamo, c'ha un roster che può fare benissimo altre due squadre in questo campionato, e noi proveremo a dire la nostra, e niente, dai, da adesso testa Conegliano. Grazie anche a Francesca Ferretti. Allora, per noi è il momento di chiudere il nostro studio, domani alle 18 la finale.